bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e oggi finalmente anche noi proviamo Ark Genesis parte 2. Ebbene sì, nonostante non abbiamo ancora provato neanche la parte 1, però non importa. È uscita la parte 2, ci sono un sacco di creature nuove interessanti, non ho letto niente, non ho visto video, non sono assolutamente informata su questa mappa come per tutte le altre mappe dove abbiamo iniziato. Però ci informeremo strada facendo, io ero curiosa, volevo iniziare, avevo bisogno di distrarmi e quindi via, partiamo con Ark Genesis parte 2. Ci vorranno quei 2-3 mila anni giusto per farlo partire, però vabbè, aspetteremo. Tra l'altro ci ha messo tutta la notte per fare il download del gioco, non erano neanche tanti giga se non erro, però ci ha messo un'eternità con la connessione del cellulare, un'eternità. Peraltro sto giocando con la finestra aperta perché si muore di caldo, non ho intenzione di chiuderla, quindi scusate se si sentono suoni dall'esterno e soprattutto mi dispiacerà per i vicini perché sentiranno le mie urla, le mie grida, i miei deliri su Ark. Così, vabbè, giusto per farci riconoscere. Oh, finalmente eccoci qua. Allora, creazione del personaggio. Facciamo una femminuccia. L'abbiamo caricata Gnometta, sì. Il preset, che è lo stesso che abbiamo usato per Ginetta. Però a sto giro, come la chiamiamo la nostra personaggina? La chiameremo Gianna. No maiuscolo, grazie, che non vorrei che mi urlasse in faccia il nome. Gianna, sì, mi piace. Vai, crea nuovo personaggio. Gianna, siamo con te, vai. Puoi farcela, puoi sopravvivere almeno un giorno. Ah, è vero che c'è il robottino su Genesis. È la voce del robottino, giusto? Ah, che succede? Cos'è che ci ha preso bene? Come non preoccuparti, mi preoccupo, sì. Cos'è che ci ha preso? C'è un tentacolo gigante che ha afferrato la povera Gianna. Che succede? Che schifo. Cosa? Buone notizie. Quasi tutto intero. Che parti abbiamo perso? Ah, ok. Siamo in una gigantesca donanza. Cosa? Ah, Dio, cos'è? Che schifo. Scusi. Ok. Ce ne andiamo lì là. Grazie, sì. Mi farebbe molto piacere se mi portassi via. Grazie. No, non importa se sembra strano, portaci via da qui. Oddio, che occhi giganteschi che c'ha quella bestia. Ma che roba è? Ok. Allora, mi avete detto una cosa fighissima su Ark Genesis parte 2, ovvero che partiamo con un'armatura. Infatti sulla destra, oltre ai soliti valori, a parte che il gioco si è cravato malissimo, vedo che ci sono tutti i simbolini dell'armatura, quella con cui partiamo, giusto? Gioco, perché rallenti così? Perché? Alrighty then. So, how do the humans put it? Ho delle buone e delle cattive notizie, grazie. Prima le buone. This colony ship is still operational. Rockwell hasn't completely taken over its control systems yet. Molto bene, possiamo già muovere. He's diligently working on doing just that. Ah, ok, molto bene, va bene, non importa. Verso la piattaforma di Uplink. Through a virtualized representation of those control systems, we can challenge Rockwell's efforts. Sì, vabbè, ma a me interessa solamente girare per... Ci stai zitta 3 secondi, Cribbio. We might weaken him enough to confront Rockwell himself, or whatever's left of him, on the ship's main bridge. Sì, molto bene. Yeah. Ok. It's a long shot, but if anyone can pull it off, it's you, Survivor. Well, let's get to it then, shall we? Sì, va bene. Ah, grazie. Poi sopravvissuto, ho un nome. Dove sei, robottino? Ah, sei qua, ok. Ok, ci siamo, perfetto. Quindi siamo su una gigantesca nave spaziale. Sì, vedo che il cielo è ricoperto di vetri. Molto bene. Mi avete detto che ci sono tanti biomi nuovi. Oh che figo, non vedo l'ora di esplorarsi. Ora io come al solito dico: oh che bei fiorellini, vediamo se mi danno qualcosa di diverso dal solito. Ovviamente no. ma c'è il pienone di bestie qua. Voi Lilli mi date qualcosa di nuovo? Posso raccogliervi? Ah no, sono decorativi questi blu, peccato. Ok, allora aspetta. Allora abbiamo l'armatura, giusto? Sì, guarda Giannina che c'ha l'armatura super figa. Ok. E noi voliamo? Come volo? Così! Tenendo premuto il pulsante per saltare, molto figo. Ok, aspetta, no, non precipitare. Sono sicura che se precipito muoio. Sì, però io vorrei spostarmi in altre direzioni. Tipo come... come facciamo a spostarci? Perché non mi fa spostare?
atterriamo piano piano? No, no, precipitiamo, precipitiamo, precipitiamo. Io vorrei atterrare piano piano. Come si fa a atterrare piano piano con sta cosa? Vedrai che ci moriamo dopo 3 secondi spiaccicati al suolo perché io non so usare l'armatura. Ok, non ci siamo morti, molto bene, mi sembra già un enorme passo avanti. Pulsanti, ah non mi funzionano i pulsanti, aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Qui mi ha cambiato tutte le impostazioni con l'ultimo aggiornamento, vedrai. Sì, sì, decisamente. No, che pizza, come odio questa cosa. Allora, inventario. Vabbè, non importa, intanto accendi. Quanta roba che c'ho. Tu cosa sei? Buona dalle uccisioni delle creature alfa quando equipaggiato per aumentare il livello. Equipaggia. Cosa mi sei? Nome? Non so che cosa. Cos'è? Mostriciattolo? È un mostriciattolo, lo chiameremo mostriciattolo. Dov'è il mostriciattolo? Eccolo qui il mostriciattolo. Guarda che bellino mostriciattolo. Oh, che tenerissimo. Ma ciao, ma sei bellissimo, cioè, sei bruttissimo e bellissimo al tempo stesso. Ma che carino. Ma cos'è sta cosa? Ma c'era anche su Ark Genesis parte 1. Non lo so, vabbè, non importa, mi piace, è carino. Allora, noi avremo un livello da aumentare. 12 livelli, così? Ah, va bene, vai di salute. Vai di vigore. Vai di danno, di peso. Allora, Lilla, aspetta, dov'è il robotino? Ciao, tu... No, stai ferma 3 secondi. Stai ferma. Stai ferma! Ok. Sì. No, aspetta, no, niente, lasciamo stare. Allora, io devo prima di tutto... lì c'è una creatura nuova! Lì c'è una creatura nuova, aspetta! Aspetta, 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 aspetta! Io devo capire ancora come muovermi con questo coso. La vedo molto brutta. Ma mi consuma stamina? No, no, non sembra. Questa è una delle creature nuove, aspetta, aspetta. È un tipo un gigantesco ornitorinco. Ok. I found some harmless looking sims in the Genesis file base that interface with the shipboard functions. Sì. They're the perfect way to sneak you into the mainframe so you can retake control of this ship. Ma io non sono sicura di voler riprendere il controllo di questa nave, ti dico la verità. Cioè, vorrei principalmente esplorare. Dov'è la creaturina nuova che avevamo davanti? Laggiù, laggiù, laggiù. Mi sta seguendo il cosino? Sì, il mostriciattolo, perfetto. Ah, dobbiamo andare dove c'è il punto esclamativo. No, la cosa di Genesis io non la conosco perché non ho fatto la parte 1. Fammi vedere prima l'ornitorinco gigante che sono curiosa. Ciao. No, ma che carino che è. Ma è bellissimo. Ciao. Ma che musetto adorabile. Oddio, ne voglio subito 3 o 4 io di questi. Non ho letto cosa mi hai detto, Cicci. Vabbè, non importa, vediamo qua cosa facciamo. Io volevo esplorare la mappa, veramente. No, vabbè, ma prima di fare qualsiasi cosa io voglio un attimo esplorare questo posto. Ma soprattutto se noi moriamo, perché alla fine è la domanda principale. E l'armatura mi ricompare, vero? Cioè, non è che mi scompare nel nulla. No, vabbè. Vediamo la mappa intanto. Allora, mappa perfetto, già completa. Si vede tutto a differenza di altre mappe. Quindi noi possiamo andare ad esplorarcela. Se io volessi andare, ecco, in quel bioma per di là. Tipo. Ma guarda che bellino quell'ornitorinco, com'è adorabile. Ma questa cosa dell'armatura è una figata. Cioè, ci possiamo spostare per la nave tranquillamente senza dover prendere volatili da subito. È molto molto figo. Vorrei però capire come spostarmi in maniera un po' più rapida, perché non mi sembra che ci stia. Stiamo andando principalmente verso l'alto. Tipo un tutorial per usare l'armatura non c'è, no, eh. Mamma mia, ci avrò gli incubi per quel mostriciattolo che abbiamo visto all'inizio con tutti quegli occhi. Che roba brutta era. Tra l'altro ha detto una cosa tipo che stava generando altri mondi. Ma questa è l'ultima parte di Ark in teoria. Ma guarda, va tutta in salita sta nave. Ma cos'è, tipo un cerchio gigante? Caduta libera. Io devo capire come usare sta armatura al meglio. Sì, comunque è tutto molto figo. No, guarda che bellino il mostriciattolo come mi segue.
È adorabile questa cosa. Come vi dicevo all'inizio, non mi... cos'è? Cos'è quella cosa lì? No, aspetta, aspetta, Lilla. Giannina, no, vai per di là, vai per di là. Come si fa a puntare questo coso, porca puzzolita? Poi verso fine episodio voglio fare la prova e schiantarmi al suolo, vedere se l'armatura ci protegge. Sì, però in effetti non sembra che subiamo danni da caduta, però è anche vero che atterriamo abbastanza lentamente. Dov'è quel coso gigante? Eccolo! Ma sarà buono o cattivo? Cioè, mi vuole far fuori... Cos'è sta roba? Ma cos'è? Ok, è una roba meccanica fin qua. Sì, che non era un dinosauro, l'avevamo capito. Si è incastrato male male, quindi vedo che il livello di intelligenza tra creature vive e creature non vive non cambia più di tanto. Mi aggredisce, mi odia, vuole uccidermi. Non sembra. Salve, le posso atterrare sopra, tipo? Sì, posso atterrarci sopra! Ma è bellissima questa cosa! E lui non dice niente! Si sta arrabbiando? Perché si è fermato. Salve. No, non sembra arrabbiato. No, vabbè, molto figa questa cosa. Scusami. No, scusami. No, vabbè, no, vabbè, la figaggine di questa scena. E fa anche tutti i rumorini meccanici come si sposta. Aspetta, aia, 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 ci siamo presi un albero in faccia. Non è stato piacevole. Scusi, me ne vado, la lascio sola. No, vabbè, ma che cosa sei, scusami? Aspetta, cioè, mi compare un nome. Aia, aia, scusa, ti ho fatto male? Noi non ci siamo fatti niente. Allora, è un Tech Strider. Ok, e aspetta, ti posso addomesticare in che modo? Mi è comparso un messaggino, quindi sei passivo? No, vabbè, ti lascio quietare, Lillo. Guarda, fiori nuovi, mi daranno qualcosa di nuovo? Ovviamente no. Ok, è molto figa e partire già con un'armatura che ci permette di volare e quindi di non essere uccisi nei primi 5 secondi di gioco, direi che è una cosa molto molto positiva. Cos'è sta cosa che ho fatto? No, scusa. Aspetta, la voglio rifare. È tipo un super pugno. Oh mio Dio. Aspetta, no, lo voglio provare contro un bronto. Posso azzardarmi ad attaccare un bronto con questa mossa? Ma me la fa solo quando sono in volo o anche quando atterro? Aspetta. Ok. Ma non mi consuma neanche stamina. Aspetta. Aia, aia, no, scusi, stavo scherzando. Mi dispiace, non volevo disturbarla. Aia, ci ho fatto tanto male. Scusi, guarda com'è arrabbiato. Me ne vado. È che volevo provare la mossa super figa con l'armatura. Non mi aspettavo questa roba. Ok. No, vabbè, e scusa, se io lo faccio contro un albero? No, non mi fa... Ah, speravo mi raccogliesse tipo roba. Ah, sì. Ah, sì, ci raccoglie anche un po' di paglia, un bel po' di paglia. Legna poca, ma paglia molta. Hai degli esagoni da spendere? Ah, possiamo comprare roba. Non so se... No, non ne ho esagoni da spendere. Come li guadagno gli esagoni? Facendo missioni. Non ti sembra bello? È più o meno. Sì, cioè è tutto molto bello. Ok, quindi dobbiamo guadagnarci degli esagoni per comprargli roba. Aspetta, ma che roba ti posso comprare? Hai degli esagoni da spendere? Ma un po' di tutto vedo. Anche le criocapsule! È una cosa buona e giusta. Sì, non compro niente per ora, aspetti. Vi faccio vedere le missioni. Che missioni ho? Ah, ci sono un po' di missioni. E vedo che bene o male tutte le possiamo svolgere anche da soli. Sì, dice da... questo dovrebbe essere indicare da 1 a 5 giocatori. Ah, anche 1 o 4. Sicuramente se si è in più giocatori probabilmente sono più facili. Allora, vediamo un po'. Abbiamo le gamma, le beta, le alfa. Le alfa presumo che siano le più difficili.
Ma mi dice... Ah, e mi dà ricompensa in esagoni. Eccolo qua. Qui mi dà 30 esagoni, 11 esagoni, un esagono. Ok, in base probabilmente alla difficoltà ovviamente ci dà più esagoni che non. Ok. Ok, allora, nei prossimi episodi sicurissimamente ci andremo a fare delle missioni. Però questo episodio, come tutti i primi episodi sulle nuove mappe, sono di esplorazione. Io voglio andare a vedere nuovi posti. Allora, facciamo il test. Vediamo se ci possiamo ammazzare precipitando, ad esempio, da questa altezza. Ci moriamo? No! Quindi non abbiamo più danni da caduta con questa armatura. Ma è una figata incredibile! Cioè, non ho danni da caduta. Scusa, è in acqua? Cioè, nel senso, ok, in acqua va bene, magari non avrò danni da caduta, ma l'armatura funziona? Cioè, tipo, se io sono in acqua posso... pluff! Ok. Sì! Possiamo riprendere il volo! Alla faccia dell'optero che non ci permetteva di riprendere il volo quando cadevamo in acqua. Cos'è? Cos'è? Cos'è che nuota così veloce? È una paperella. Ah no, sono quelle cattive! Sono paperelle cattive, è vero! È vero, mi ero dimenticata che le paperelle sono cattive su Ark. qui c'è un passaggio. Aspetta, c'è un passaggio per andare, Ah no, solo dall'altro lato. Io vorrei andare tipo... per di là. No, non posso andare per di là. C'è l'altra parte della mappa per di là. Volevo esplorare quella zona. Mi devo far uccidere da qualcuno, quindi... Ma l'armatura mi ricompare, vero? Io non voglio stare senza questa armatura. Ormai sono innamorata dell'armatura. Ascolta, Giannina, io adesso ti farò suicidare contro qualche bestia, sappilo. Se perdiamo l'armatura, tu come personaggio verrai distrutto e ne creo un altro, perché io voglio l'armatura. Però no, dai, se ci fa nascere con l'armatura, presumo che a ogni morte almeno l'armatura ce la dia via. Ma peraltro, l'armatura subisce danni. Non sembra, non c'è... Peta. No, l'armatura non subisce danni, quindi io presumo che sì. Che ci ricomparirà l'armatura ogni volta che noi ci sfracelliamo, cioè ci facciamo ammazzare da qualche bestia. Di nuovo, è molto figo iniziare con l'armatura. Certo, ti toglie tutto il divertimento delle 30.000 morte in 5 secondi che solitamente ti dà Ark. Però, tuffone! Aia! Che facciata contro una roccia che abbiamo dato. Comunque l'armatura rende decisamente tutto molto più semplice. Assolutamente molto più semplice. Sì, direi che per persone che magari giocano ad Ark da tutta la vita, iniziare con un'armatura, quindi non dover iniziare proprio da zero, dove appunto si muore ogni 30 secondi e ti devi prendere un optero per poter volare, poterti spostare in maniera rapida, sì, decisamente fa la differenza. Allora, l'ornitorinco gigante ho visto che non è aggressivo, ovviamente, non ci sta facendo nulla, anzi si allontana da noi. Io vorrei vedere però se lo picchio cosa fa. Ah, fugge. Che bellino! Ma cosa fa? No, ma stai scherzando, ma che salti fa? No, lo voglio assolutamente. Dove è andato? Perché mi dire che salto ha fatto? Dove creepy è andato? Vabbè, niente, allora mi faccio uccidere da uno stego. Dai, che voglio cambiare zona, voglio provare altre zone della mappa. Abbiamo iniziato ovviamente, come giusto che sia, da una zona facile. Vediamo come funziona nelle zone difficili. Salve. Aspetti, guardi, le voglio tirare un super pugno. Un super pugno! La facciamo arrabbiare per bene. Questa armatura è veramente fighissima. Va a finire che facciamo fuori lo stego e non ci riusciamo a far ammazzare, ma davvero? Lo stiamo ferendo moltissimo. Sì, anche lui ci fa male, per carità, eh. Nessuno dice di no. Nessuno dice di no. Aspetta, aspetta. Ok, ok, niente, ce l'abbiamo fatta, siamo morti. Yeah. Non è quello che avevo in mente. E io invece sì, Lilla, era proprio quello che avevo in mente. Volevo fare proprio questo. Allora, sì, vogliamo andare in questa... Ah, però è molto difficile. Qui è molto difficile. Vabbè, non importa. No, aspetta, dai, proviamo una zona media prima. Allora, zone facili... Era quelle che stavamo esplorando adesso.
Whitewater, va bene, proviamo qui. Vediamo come funziona la faccenda in questa zona. Poi voglio andare dall'altro lato della mappa. Bellina tra l'altro che la mappa è divisa proprio in due parti sulla carta proprio. E vabbè, ma non mi sembra che ci siamo allontanati tanto da dove eravamo prima, però, Spero di vedere biomi un po' diversi. Laggiù c'è una torretta. Laggiù c'è una torretta. Comunque sì, siamo rinati già con l'armatura. Tutto molto bello. Abbiamo anche il mostriciattolo. E c'è anche l'altro. Ok, molto bene. Quindi non perdiamo una mazza a livello di armatura e di prime cosine che abbiamo. Molto bene, molto bene. Che figata! Ma che figo che è qui. Aspetta! Aspetta, a me questo sembra un posto meraviglioso dove farci una base. Non vorrei dire, ma... Pum. No vabbè, guarda Giannina come corre sulla parete. Ma stai scherzando, scusa. No vabbè, cioè l'armatura mi permette di scalare tutto. Vabbè che se tanto posso volare in effetti non è che mi serva. Però è comunque molto figo farlo. Aspetta che c'ho la luce negli occhi. Aspetta. No vabbè. Oh mio Dio, ok. Amo alla follia questa armatura. Sinceramente non suggerisco questa mappa per iniziare, ma semplicemente perché penso che, cioè, si perda un po' del divertimento di Ark. Però per chi ha già fatto il suo rodaggio, cioè già morto quelle 2-3.000 volte su Ark, secondo me è una mappa meravigliosa con cui iniziare, cioè con cui proseguire le avventure su Ark. Guarda, là c'è un altro di quei bestioni molto bellissimi. Aspetta che la vedo roba, voglio scoprire. No, non volevo fare questo lì là. Ok, cosa abbiamo qui? Oddio, che succede? Scusa, aspetta, non so cosa ho fatto. Cosa abbiamo fatto? Ah, è un teletrasporto. No, vabbè, è un teletrasporto. E se io ci rivado? Mi riporta su, presumo? Non è che mi porta... No, vabbè, ci sono i teletrasporti. Oh, oddio. Che figata. Voglio riprovare. Molto, molto figo. Molto, molto figo. La, che forse ho capito come fare a non andare... Ok, c'erano solo i pulsanti scombinati, perché mi ha fatto anche un aggiornamento Ark quando ovviamente ho installato la parte 2 di Genesis, e quindi mi aveva scombinato tutti i pulsanti. Semplicemente per andare dritto devo premere il pulsante per accelerare. Ok, molto molto comodo. Scusa, voglio vedere un attimo in acqua cosa c'è. Ah, bestie brutte. Tante bestie brutte e un paesaggio poco amichevole. Ok. Vediamo questo teletrasporto dove ci porterà. Chi sei? Oh, ciao Bronto. Ma siamo dove eravamo prima? No. No, siamo in un altro... da un altro lato. No, vabbè, ma è gigantesco sto posto! È gigantesco ed è fighissimo! No, vabbè, è una di quelle mappe dove ci perdi le ore solo ad esplorarla, perché è troppo figa. Ah, sì, mi serviva un po' di svago così, mi serviva proprio. Cioè, chi mi segue su Telegram e quindi è aggiornato sui miei fatti personali, cacchi miei... Quindi sa anche i motivi perché ultimamente non stavo assolutissimamente pubblicando una cippa. Ah, sa che ne avevo bisogno, sì. Un po' di news, un po' di novità e soprattutto un inizio semplice, dove per morire dobbiamo praticamente pregare uno stego di ucciderci. Ok, piove anche su Ark Genesis, molto bene. Ok, ma se io volessi esplorare altri biomi lì là... No, scusa, Cici, robotino. Tu non mi puoi portare da altre parti. Hai degli esagoni da spendere? No, non ne ho, ma non mi puoi portare in altre zone. No, qua mi vendi solo roba. Torna presto. Va bene, sì, torno presto. Sembri una di quelle commesse un po' fastidiose. No, non mi fa andare da nessuna parte. Oh, ma che pizza. Quindi mi devo di nuovo far ammazzare da qualcuno. Scusa, ma davvero da qualsiasi altezza io precipiti non muoio? Cioè... Va bene, c'è chi si lamenta, però mi sembra così strano. Cioè, guarda il super mega volo che stiamo facendo. No, facciamo solo più casino quando cadiamo. Ah, la vedo gente brutta. Aspetta. Forse
troviamo qualcuno che ci ammazzi. Cosa sono? Raptor. Buongiorno Raptor. Buongiorno. Buongiorno. Aspetti, 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 aspetti. Datemi, datemi un attimo. No, niente. Oh, volevo provare la definirei super morte per disavventura. No, tranquillo, era morte cercata. Ok. Adesso voglio andare nelle zone difficili. Voglio vedere com'è quest'altra parte della mappa. Va bene, proviamo qua. Zona casuale, così, giusto per vedere qualcosa di diverso, perché dall'altra parte è tutto uguale comunque. Ok, perfetto, l'armatura si è... molto bello qui. Molto bello qui. Ah, c'è l'audio che, della pioggia che si sente un po' a scatti, ma perché siamo riparati, sta smettendo. No, penso che stia laggando un po' male il gioco. Cos'è sta cosa? Ci sono tipo delle spore qua sotto. Mi uccidono, mi fanno qualcosa se le respiriamo. Giannina, ci muori? No. Che pianta schifosa è? Aia, aia, aia. Cosa ci ha preso? No, 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 ma è tipo una pianta carnivora. Oh mio Dio. Ci ha addormentato. Ci ha addormentato, ok. Ok, però non ci magna. Ma è tipo una pianta carnivora, davvero? Ti prego, dimmi che posso prendere il seme da qualche parte e me la posso piantare alla base, ti prego. Ma, peraltro, mentre Giannina si sveglia, così, giusto per chiacchierare, noi all'inizio, quando abbiamo avuto quei 12 livelli così a gratis subito, io ci ho alzato la stamina, ma forse non ha senso. Perché alla fine non è che ci muoviamo, che corriamo, cioè con l'armatura è tutto molto più semplice, forse è meglio alzarci più che altro la vita e il peso. Perché col fatto che si usa l'armatura praticamente H24, non so neanche se la posso togliere. Gliela posso togliere l'armatura? Ma probabilmente sì. Però secondo me la stamina, non so mai come si pronuncia. Comunque forse non ha senso veramente aumentargliela per ora. Aspettiamo di vedere come va. Per ora alziamo vita e peso ogni volta che capita, dai. Dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Vediamo se riusciamo a farci di nuovo sbranare dalla pianta carnivora. Che ci ha dimezzato la vita, peraltro. Buongiorno, buongiorno. Ciao, no, aspetta, aspetta, allontaniamoci, allontaniamoci, allontaniamoci. Ok. Ah, eccola lì, la fetente, guardala. Aspetta, aspetta. Ah, dove mi giro io? Si gira lei, la volevo vedere un po' meglio. È questa qui. È questa qui, guardala. Che schifo. Ce n'è un'altra di là. È pieno, ci credo che sia una difficile questa. Cioè, gli siamo caduti proprio in bocca noi. Guardala qui, che bruttina. Ciao. Ti prego, dimmi che posso avere i semi di sta pianta. No, vabbè. Oh, mi piace molto ciò che vedo. Giannina, a te piace? A me una cifra. Vediamo come sono le acque qui. Sono viola le acque qui. No, vabbè, guarda come andiamo veloci sott'acqua. Ma stai scherzando? Ma che figata è? Ok, Ark Genesis parte 2 super approvata. Allora, ci sono un sacco di bestie, di piante strane. Questo sembra un cervello, che schifo. Posso farci qualcosa? Ci posso interagire? No, sembra di no. Non possiamo raccogliere? No, non possiamo fare una cippa. Questa cos'è? Un'altra pianta carnivora? Ci sono delle piante stranissime ma molto fighe. Fa vedere? No? È una pianta... Ok, ci dà sempre paglia. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Cosa? Cosa? Ho sentito un rumore stranissimo. Ma sono tipo fulmini. Oh, oh, ma si sta facendo notte. Cos'è sto suono? Si è sentito un boato strano. Sembrava come quando cadono i drop su Extinction. No vabbè, che figo. Mi piace moltissimo. Oh, quella roba là che cos'è? Cosa? Senti, ma cosa sono? Guarda, lì si vede benissimo l'astronave. Ah, da laggiù arrivano, mi sa. Da quei cosi azzurrini che sbrilluccicano. Vabbè, aspetta, non distraiamoci. Voglio andare a vedere che pianta è quella. Però, come al solito, le distruggiamo. Sono sempre piante diverse, ma ci danno sempre la stessa roba. Peraltro, col fatto che abbiamo
l'armatura volante è una di quelle occasioni in cui mi piace stare in terza persona più che in prima. Non so se a voi dà più fastidio che non. E guarda qui che schifo. Questa è carnivora? No, non sembra. Posso interagire in qualche modo con questo schifo? Non sembra. Ah, si sta facendo notte. Che pizza. Non è vero che pizza. Guarda che figo. Guarda che figata che è il paesaggio di notte. Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi arrivare a sto tubero strano, a sta pianta strana. Ciao, tu fai qualcosa? Ti muovi? No. No, mi sa che è una normalissima pianta. Sulla quale possiamo correre però. Il che è molto figo. Con te posso interagire invece? Sembra di no. Cosa abbiamo? No, niente, è una pianta strana, ma ci dà come al solito sempre la stessa roba. Guarda che figo il paesaggio. È veramente molto bello e molto figo. Mi piace tantissimo. Allora, aspetta, vediamo di non finire di nuovo in bocca a una pianta carnivora. Perché vorrei. Vedo qua dei funghi di colori diversi. Voglio capire se almeno questi ci danno cose diverse. Sì, funghi! Ok, ci danno i funghi che c'erano su Aberration. Perfetto. Ci ha avvelenato. No, sentiamo freddo. Ma quello forse perché è notte. Ok. Quest'altro che è viola. Sempre funghi vari. Ok. Va bene, va bene. Questi hanno delle strane spore, però vedo che non mi fanno... No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Sono tipo allucinogene? No. Forse è l'armatura che ci protegge. Forse è l'armatura che ci protegge. Aspetta, se io tolgo il casco, ciao, e vado qui. Sì, sono allucinogene. Ok, ok, quindi l'armatura ci protegge anche. Sì, scusa, Ginetta, c'hai ragione. Hai ragione, perdonami. Ora ci moriamo male. Però non ti preoccupare, nasciamo in una zona più carina, forse. Buonanotte. Siamo ok, quindi d'accordo. Sì. Quello mai è accaduto. No, è accaduto in realtà. Mi dispiace. Ma sbaglio ogni tanto, il robottino parla in italiano, ogni tanto in inglese. Cioè, ora, scusa, ma all'inizio non stava parlando in inglese? No, me lo sono sognata io. Boh, vabbè. Vediamo, voglio provare di nuovo questa zona difficile che mi sembra più in alto. Questa zona qui. E poi basta, poi ci troviamo una zona dove costruirci una prima base, iniziare a costruire, a prendere cose, prendere bestie nuove. Voglio l'ornitorinco, voglio assolutissimamente l'ornitorinco gigante. Dicevamo quindi che l'armatura ci protegge anche dai funghi allucinogeni, da tutte quelle cose brutte che su Aberration, quando si inizia e non si sa come procedere. Ciao, tu mi dai legno, ok? Che ti fanno morire solo perché hai calpestato un fungo che non sapevi non dover calpestare. Qua però è sempre la stessa faccenda di prima. Ok, mi piace molto comunque questa ambientazione. Cosa? Cos'è sta cosa? Ma tipo una pioggia di meteoriti. Aspetta che la voglio vedere meglio. Aspetta che la voglio vedere meglio. Che figo. È tutto molto molto incredibilmente figo. La vedo roba che si muove. Guarda, è l'astronave che si muove. No vabbè, che cosa super fighissima. Oh mio Dio. No, ma guarda quella pianta che sta facendo una luce incredibile. Allora, ovviamente la prima base non ce la costruiamo in una zona difficile, perché comunque no. Nel senso, adesso stiamo cercando tanti modi per morire, però dopodiché vorrei sopravvivere abbastanza a lungo. Però in futuro, non appena saliamo ben bene di livello, abbiamo tutte le nostre bestie a portata di mano per difenderci da eventuali pericolosi nemici, costruire una base vicino a una di queste piante. È una pianta, sembra che respiri, fa un po' schifo. Ma è una pianta? Non lo so, non capisco che cos'è. Andiamo a vedere che cos'è. Comunque qualunque cosa sia è molto figa.
E se non è nociva, costruire una base qui penso sia molto molto figo. Ma sta tipo esplodendo. Che cosa sei? Robottino, mi dai qualche informazione su sta pianta, tipo? La posso prendere a pugni. Albero velenoso! Raccogli risorse, sì, raccogliele. Substrato assorbente, biotossina, linfa. Aspetta, cos'altro ci hai dato? E la palla di gas congelata. Ah, ok. E tra 2 minuti possiamo raccogliere altra roba. Sì, sì. Mi sembra che costruire una base qua vicino potrebbe essere una buona idea. Di nuovo, siamo con l'armatura. Se io mi tolgo il casco, presumo che Ginetta ci muoia. Sì, 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 scusa, ti rimetto il casco. Ok. Ok, decisamente è velenosa. E qui c'è sta roba che si muove. Posso raccoglierle? Sì, ma mi danno sempre la stessa identica roba. Che noia, potevano inventarsi le bacche nuove, frutti nuovi, non lo so. Cioè, per carità, col paesaggi e il resto hanno fatto grandi cose. Però se mi mettete dei fiori di colori diversi, delle piante diverse, quando io le raccolgo vorrei anche ottenere cose diverse. No, no, la solita barba. Barba che noia, che noia, che barba. Ma peraltro qua non vedo creature. Cioè, sta zona è priva di creature. Come mai? Perché è una zona pericolosa se non ci sono bestie che mi possono uccidere? Solo per i funghi? Comunque è carina, mi sembra molto interessante la mappa. Aspetta, ma queste... ma sono piante carnivore? Queste mi sembrano piante carnivore. Cioè non mi stanno seguendo. Di notte dormono, tipo. Ciao. Aspetta, sì. Ah, ci danno frammenti di elemento. Aspetta. La carne, scusa, dov'è che l'ho recuperata, la carne? Vabbè. Frammenti di elemento. Ok, le risorse si ottengono abbastanza facilmente, mi sembra. No, vabbè, ci dà carne cruda sta roba. Che schifo. E anche carne marcia. No, vabbè. E anche perle nere. Ma... e anche chitina. Ma di cosa sono fatte queste piante? Scusa. E queste bolle qua le possiamo distruggere. Ci danno legna e paglia. Ok. È tutto molto strano. Ci dà un botto di roba. Ok, praticamente noi da queste piante carnivore che di notte dormono possiamo ottenere tutto quello che ci serve. Ok, è tutto molto figo. Ora, scusa, che ore sono per curiosità? Quasi le 4 del mattino. Vediamo a che ora si svegliano le lille. Se si svegliano, magari queste sono un'altra tipologia di pianta carnivora che rimane tipo assopita. Mi sembra una pianta... cioè, a me sembrano le stesse piante carnivore che ci stavano smangiucchiando prima. Sta sorgendo il sole, vedo che inizia a esserci un po' di luce. Poi sorgendo il sole in un bioma totalmente artificiale, non so se è il termine giusto. Questa cosa che ci dà carne cruda e carne marcia alla pianta mi fa un po' impressione, dico la verità. Ah, sono le 5 del mattino e queste mi sembra stiano ancora dormendo. Ma questo cos'è, metallo? Scusa, col pugno lo posso raccogliere, col super pugno. Sì! Sì, non abbiamo bisogno del picco, non abbiamo bisogno di niente. Questa armatura ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ah, però non possiamo volare se siamo troppo pesanti. E ha senso, ha senso. La fammi buttare tutto, tanto poi lo raccoglieremo nuovamente. No, niente, ma a me queste piante carnivore sembrano sopite. Cioè, non si stanno attivando, non mi vogliono mangiare. Boh, allora aspetta, vediamo se ne troviamo delle altre per fare un attimo il confronto. Comunque non c'è uno straccio di creatura qua, ma è normale. Non c'è proprio niente, zero. Ok, qua ci sono altre piante carnivore. Una si muove. L'ho vista. Ah, sì, ok, evviva. Aia. Aia. Dannazione, ci ha di nuovo addormentato. Ok, ora bisogna solo capire. Probabilmente è qualcuna di queste piante si muove, cerca di mangiarsi le altre... restano tipo sopite, addormentate, una cosa del genere. Perché ce n'era solo una in mezzo a quelle che abbiamo appena visto che si muoveva. Le altre mi sembravano tutte addormentate. Cioè addormentate, io dico addormentate, ma probabilmente sono tipo passive, una cosa del genere.
Oh, perfetto, la nostra Giannina si è risvegliata. Fammi vedere dove sei. Eccola lì. Sì, se ne muove solo una, le altre restano ferme. Cioè, quindi ti traggono molto in inganno. Ah, no, no, di nuovo 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 no. Aspetta, 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 aspetta. No, la stavo colpendo, dannazione. Oh, no, non me l'ho resa conto che ci eravamo di nuovo passati a portata di afferramento, ecco. Non mi ero resa conto che eravamo ancora così vicini. Ci siamo quasi morti, peraltro. Ginetta appena... sì, Ginetta. Giannina, appena ti svegli ci allontaniamo alla velocità della luce. Ok. È proprio qui la pianta. Da che parte vado per non farmi mangiare? Per di qua. Vola, vola Giannina, vola. Ok. Ok. Ah, guarda lì che c'ho la bocca aperta. La bocca spalancata pronta a ucciderci, maledetta. Ah, anche questa, quella mi sa che si muove. Aspetta, aspetta, aspetta. Bisogna stare attenti, ok. Cioè, non ci sono bestie qua, però ci sono le piante carnivore. Molto carino. Vabbè, a sto punto direi che ci facciamo finire di smangiucchiare dalla pianta carnivora e ce ne torniamo in una di quelle zone facili. Sì, dai, dai, ciao, ciao, ciao. Ah, morti, subito, così, beh. La definirei morte per disavventura. No, 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 ciccia, è perché mi sto suicidando. Non ti preoccupare, è tutto nella norma. Allora, in che zona andiamo adesso? Andiamo qui. Oh, un po' di creaturine, finalmente. Finalmente. Va bene, ragazzuoli, allora per questo episodio su Genesis parte 2 direi che possiamo finirla qui. Come al solito lasciate un bel commento con i vostri suggerimenti che mi sono sempre molto utili. Io vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione. Noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Baci, abbracci a tutti. Ciao, ciao.